Guattai a tutti ciurma e benvenuti da Giochirin in questo nuovissimo episodio su Ori and the Will of the Wisps. Non dimenticatevi ragazzi che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché questa serie prosegua. Quindi vediamo di riuscire ad arrivare almeno a 50 like per questo nuovo video. Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, finalmente. E il nostro attuale obiettivo ragazzi è quello di esplorare il mulino, perché ci ricordiamo che abbiamo incontrato Quolok, il quale ci ha praticamente detto di dover purificare le acque ragazzi per poter proseguire. Quindi attualmente devo ritornare esattamente qua. Ok ragazzi, eccoci qua. Ho risparmiato ovviamente tutto il percorso fino a qui perché ho dovuto camminare effettivamente un po', ed eccoci finalmente all'interno ragazzi del benedetto mulino. Per cui quello che dobbiamo riuscire a fare adesso è riattivarlo, fare in modo quindi che le acque ragazzi riprendano a scorrere. Ok, quindi avevamo già attivato di là, adesso abbiamo appena attivato di qua. Però non finisce qui ragazzi, perché la volta scorsa ci hanno fatto vedere che ovviamente il mulino si eleva in altezza, e quindi adesso, porca miseria, sarà assolutamente complicata questa cosa. Fermi, fermi, fermi ragazzi. Oddio, ok. Di sicuro la velocità di queste ruote ragazzi ci dà un bel po' di slancio. Però qua che faccio? Non lo so, proviamo ad arrampicarci di qua ragazzi. Vediamo un pochettino se riusciamo ad arrivare in qualche altra zona in cui fino ad adesso non sono arrivata. Di qua effettivamente non ci ero andata la volta scorsa se non sbaglio, per cui prestiamo particolare attenzione ragazzi e vediamo di non farci beccare da questi raggi mortali. Ok, ho ottenuto un nuovo frammento spirituale. Spina si chiama ragazzi, infliggi danni ai nemici che colpiscono. Quindi sarebbe a dire una nuova sorta tra virgolette di abilità. Per ora abbiamo il salto triplo, l'adesivo ragazzi e il magnete. Però questa roba potrebbe essere utile magari in certe circostanze, per cui sicuramente magari poi vedrò di ricordarmi di equipaggiarlo ragazzi. Comunque qua sotto non c'è più niente e quindi la domanda mi sorge spontanea: do cazzo devo andare? Oh, proviamo a saltare anche di qua. Ok, ok. Devo stare ragazzi più attenta a questi piccoli dettagli, nel senso che ovviamente lo scenario di gioco è bello ampio, quindi ci dà più possibilità di esplorazione. Per cui sblocchiamo anche questo, quindi l'affare comincerà a girare e ci darà la possibilità di aggrapparci anche lì. Per cui vediamo un po' ragazzi. Oh 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 oh, minchia, per poco. Adesso sì che devo stare ancora più attenta, perché siccome di solito il mio sedere è attratto dalle spine fondamentalmente, è molto probabile che io ci finisca sopra senza remissione di peccato. Per cui op op op. Meno male ragazzi, meno male che mi avete fatto notare la cosa, che potevo appunto acquistare il triplo salto. Perché senza triplo salto le cose attualmente sarebbero, non dico impossibili, ma sicuramente molto più complicate. Oh merda. Oh, te devi dare una calmata amico. Oh oh, minchia, più incazzato di me questo. Bam. Ma aia, minchia che pizza che mi ha dato. Oh, ok. Minchia, ha urlato, raga, mi ha fatto cagare addosso. Perfetto, allora la macchinetta è già in mezza scarica. Meravigliosa, mi sa che la batteria, ragazzi, sta cominciando a dare problemi, perché ho iniziato a registrare veramente da pochissimo. È già lì che sta mezzo piangendo, non capisco il motivo. Allora, intanto saltiamo di qua, ragazzi, e vediamo dove possiamo andare. Allora, qua la vedo un po' più complicata. Come ci dovrei arrivare? Ok, se perfetto, roteo così, di qua posso arrivarci. Benissimo, e posso liberare qui ancora meglio, perché adesso queste cose cominceranno a girare. Ok, continua ragazzi a rimanere
veramente stupita e perché minchia, per poco oh! Aia, vedete che avevo detto io. Ok, continua a restare veramente stupita, porca vacca, da quanto, ragazzi, sti scenari siano esplorabili e grandi e vari, tra l'altro. Per cui allora, sto coso che devo fare? Lo devo colpire? No. Ok. Ah, minchia, sono qua sopra. Pensavo di stare ancora girando. Ok, recuperiamo un po' di vita e andiamo di qua. Vediamo un po', ragazzi, cosa abbiamo. Qua possiamo andare più su, sembrerebbe di no. Qua non c'è nulla. Per cui, ecco, oltre a incontrare nemici che mi rompono la minchia, vediamo un po'. Andiamo su. Andiamo giù. Perfetto. Qua possiamo scendere e vedere che cosa abbiamo qui. Allora, qua a sinistra di sicuro c'è qualcosa di nascosto. No, come l'ho detto una volta che volevo fare. Ragazzi, guardate un po' cosa abbiamo qua. Vediamo cosa abbiamo. Bam! Rampino! Attenzione, abbiamo acquisito una nuova abilità. Premi L1 nei pressi dei ganci o del muschio blu per trascinarti verso di loro. Quindi mira con levetta verso un gancio e premi L1 per agganciarti. Ah! Guardate un po'. Che figata! Che figata è! Madonna, no, regà, dai. Ok, questi blu servono a questo principalmente, ragazzi. Ma che figata è! Ok, cioè, sto continuando a rimanere estremamente stupita, eh. Estremamente, perché questo ci dà ancora più possibilità di esplorare, ragazzi. Ci apre numerose altre porte. Vedete, per esempio, io qua prima non potevo arrivare. Poi, tra l'altro, ora rimane aggrappato alle cose dove si trascina. Cioè, è spettacolare, ragazzi. Come poter negare questa cosa? Cioè, quante più nuove abilità troviamo, tanto più rimango stupita. Tra l'altro, ho paura pure di non ricordarmele tutte, ragazzi. Per uscire. Chi va detto che volevo uscire? Dove sono uscita? Ok, siamo usciti, ragazzi, di sopra. Attenzione, perché noi siamo entrati qua. Per cui siamo usciti al piano di sopra. Cos'hai da dirmi? Questa sorgente non è un posto in cui attardarsi. Queste ruote mi fanno venire il voltastomaco. Non sarei qui se non avessi perso quella bussola l'ultima volta che ci sono passato. Puoi aiutarmi a cercarla? Credo che sia al di là di quella porta. Va bene, zio. Non appena la... Ok, al di là di quella porta. D'accordo, se dovessi riuscire ad arrivarci e dovessero avanzarmi 2 minuti, la cerco, don't worry. Allora, qua non possiamo andare, ragazzi, perlomeno per adesso. Per cui, allora, qua sì possiamo andare. E qua c'è una cosa da sbloccare, tra l'altro, ragazzi. Ok, liberiamo qua. Oh! Oh, shit. Oh, shit. Mamma mia. Allora, di qua non c'è più niente, no? Sembrerebbe di no, cioè stanno le spine. Di qua possiamo andare, di qua possiamo andare. Oh yeah. Ammazziamo sto scemo e vediamo un pochettino, ragazzi. Oh, e... Oh, spine! Merda, mannaggia. Sta fermo lì! Aia! Minchia, mi fa malissimo sto stronzo. Chi è qua? Ape obesa. Allora, probabilmente, ecco, sono scema. Se ci hanno messo anche sti nemici che sparano. Non so dove sto andando, raga. Ok, sto saltando a caso. Allora, minerale Gorlek, perfetto. Ok, allora, con questi cosi, ragazzi, non rimane attaccato. Maledizione a me. Maledizione. Morice. Oh, ecco. Con questi non rimane attaccato, ma salta su. Ok, quindi questa cosa pure devo tenerla a mente, perché stavo continuando a saltare. Con questi invece si rimane attaccato.
Raga, non so dove sto andando, ve lo assicuro. Sto andando totalmente random. Non vedo manco dove sono. Ah, siamo tornati fin qua. Ma perché? Tanto, vabbè, ok, adesso che abbiamo questo, ragazzi, come potete vedere, tornare su è molto, molto, molto più semplice, fino a un certo punto. Ok, niente. Va bene. Opla. Ok. Te posso usare a te pure. Oh! Ok, ok. Si tratta di slancio, ragazzi. Bisogna fare attenzione allo slancio che ci si dà. Porca miseria, pure prima ho fatto lo stesso errore. Ok, qua posso andare. Ok, dobbiamo entrare lì, ragazzi. E possiamo, attenzione, sbloccare questa cosa. Porca miseria, sulle spine ci devo finire. Ah, era per sbloccare quello, va bene. Allora, riprendiamo un po', ragazzi, di slancio e andiamo di qua, perfetto. Entriamo, evidentemente se gli diamo la bussola succederà qualcosa. Oh, un altro tizio qua. Già, esplorare è più difficile di quanto pensassi, soprattutto senza la borsa. Ecco qua, dobbiamo darla a lui la borsa. Oh, che borsa grande che hai, posso averla? No, perché me la chiedi? Tieni, prendi il mio vecchio sacchetto di erbe. Il sacchetto è vecchio, ma le erbe sono fresche, molto fresche. L'erba è molto fresca. Vabbè, ho trovato un nuovo oggetto missione. Un aroma pungente fuoriesce da questo sacchetto. Ok, quindi trovo qualcuno che possa aver bisogno di erbe. Praticamente è una missione, ragazzi, dentro la missione, fondamentalmente. Perché noi gli abbiamo dato la borsa e lui ci ha dato un sacchetto di erbe. Oh shit. E lui ci ha dato un sacchetto di erbe. Ok, questo può... Ah, aia. Perfetto, prendiamo un po' di dindi. Oh, gigante, addirittura contenitore di luce gigante, ragazzi. Allora, aspettate un attimo, però vedete, ci sono talmente tanti posti dove poter andare, che non so dove andare prima, ragazzi. Aia, è conciato Tia. Oh, ma si fermano questi, aia. No, a quanto pare no. Raga, mo ci rimango secca, ve lo dico. Già vi avverto. Allora, vediamo un po'. Qua c'è della vita, per fortuna. Ah, abbiamo recuperato tutto. E qua cosa c'è? Eccola. Oh shit. Oh shit, quanti siete? Quanti siete? Che me volete fare? Bulli! Bulli! In 2 contro 1. È vero che io sono uno spirito luminoso, tutto il cazzo che vi pare. Ma, oh shit. È più incazzato. È più incazzato di prima. È più incazzato di quello di prima. Alle spalle, sul culo, guarda, diretto, così. Bam. Ma quanti ce ne stanno, ne? Quanti siete? Zio. Bam. Ok, pure i combattimenti sono fighi, ragazzi, dai. Perché si possono usare le varie abilità insieme. Quindi ho usato il martellone, ho usato la spada. Figo, figo, figo. Ok, ottimo, procediamo di qua. E qualcosa da dirmi, zio? Questo vecchio mulino è un vero labirinto, infatti, sono d'accordo. Ma non c'è tempo per trattenersi, abbiamo ancora molta strada da fare. Io ho conoscenze da acquisire e tu hai un mulino da riavviare. E un'amica da trovare, giusto? Buona fortuna, non c'è tempo da perdere. E sei tu che mi parli che continui... Ok, adesso che mi hai detto sta cosa, siamo tutti più contenti? Qua c'era la biblioteca, era quella che gli serviva. Ok, ok, lì si è aperto un passaggio. Ho avviato un gran casino, mi sa, un gran casino. Ma questo continuerà a muoversi? No, lo so, a quanto pare no. Vabbè, andiamo di qua. Continuiamo, che vado su o vado giù? Su non posso andare perché sto oggetto, ragazzi, non sembra interrompersi. Ok, minchia, va velocissima. Gesù. Ok, qua c'è una leva, attenzione. Tiriamola. Oddio Gesù. Ok, mi sta girando tutto il mondo adesso. Ok, la cosa comincia a farsi molto più complicata. Molto più complicata. Piano, piano. Ok. Con calma tutto si può fare, eh? Con calma tutto si può fare, lo so. Op. Ok, aggrappiamoci qua. Benissimo, passiamo di qua e... Opla!
Perfetto. Fino ad ora, attenzione, ripeto, fino ad ora. Illesi, ma fino ad ora, eh. Ok, tiriamo pure quest'altra leva. Qua continua a girarmi tutto il mondo. Mamma mia, raga. Fighissima pure sta roba, eh. Elaboratissimo, mamma mia. Non so manco più, manco io dove devo andare più. Ah, qua c'è un'altra leva lì, ragazzi. Ma sto oggetto qua non si interrompe, per cui suppongo di dover andare di qua. Gesù. Oh shit, ah! Oh shit. Non si interrompe, ah! Aspetta, no, ce ne deve stare un modo. Ah, ok, ce lo devo passare in mezzo. Quando quello di sopra lo bloccava, fondamentalmente, ok. Con calma e sangue freddo tutto si può fare. La leva sta di qua, per cui noi andiamo di qua, ovviamente. Ecco, allora, lo sapevo. Ok, tiriamola, ragazzi, non fa niente, ci siamo tolti soltanto un pochettino di vita. Quanto altro deve girare? Ok, forse ci siamo. Ok, quindi adesso possiamo effettivamente procedere di là dove si è aperto quel passaggio. Per cui, attenzione, non devo andare di sopra, ma devo passare di sotto. Ok, piano. Ok, se sto di qua non mi succede niente. Perfetto. Aspettiamo che questo passi. Tac. Meno male che abbiamo i rampins. Abbiamo i rampins. Non so dove cazzo devo andare. Ok, perfetto. Rampins, grazie rampins. Ok, andiamo di qua, ragazzi. Per fortuna possiamo procedere. Oh shit, ah! Porca miseria. Oh cazzo. Fermo. Salta, ori. Ok, con calma. Mi sto a mettere troppo agitata. Aia. Ok, ce l'abbiamo fatta. Continuo a ripetere, ragazzi, che la cosa comincia a diventare impegnativa. E per quanto la situazione sia abbastanza antipatica in certe stazioni, sta roba ci piace. Per cui liberiamo qua. Voilà. Qualcosa avrò fatto, no? Tra l'altro la bussola in questione non abbiamo manco trovata. Continuano ad aprirsi passaggi, ragazzi, per andare sempre più in alto. Ok. D'accordo, per cui suppongo dovremmo uscire da qua e andare lì. Ma la bussola di sto scemo, che cazzo fine ha fatto? Scusate. Intanto andiamo di qua perché qui c'è qualcosa. Ago di ferro, hai trovato un nuovo oggetto missione. Posto in acqua. Ah, punta sempre a nord. Ok, perfetto, ragazzi, perfetto. Era qua la bussola. Meraviglioso. Meraviglioso, la cosa mi piace ancora di più adesso. Perfetto, usciamo. Andiamo di sta cazzo di bussola. Sì, l'ho trovato, era ovvio. Ok, sei in debito con me. E allora? Tieni, debito ripagato. Che mi dai? Op. Ah, un minerale. Ammazza, tutta sta cazzo è fatica per un minerale. Vabbè, comunque dobbiamo andare su. Non ci dimentichiamo, ragazzi, che la porta che si è aperta adesso è più su. Yuhuu, eccola qua. Perfetto, entriamo. E vediamo un po' quali difficoltà. Ah, c'è ancora scimmia qua. La sorgente una volta accoglieva una grande biblioteca, Ori. Il sapere scorreva come acqua tra le sue pareti. Ora molto di quello che c'era si è perso e l'acqua è immobile. Eh già, ce ne siamo accorti. Per questo Ristagni è puzza di merda. Ciao zio. Le leggende sono vere, spirito. La biblioteca della sorgente. Guarda tutto questo sapere. Che cosa? Che ci stanno un mucchio dei fogli strappati. Ma c'è qualcos'altro. Una presenza nauseante nelle vicinanze. Ne senti l'odore? Non è che sedente se lavate il culo stamattina. Sembra provenire dall'alto. Ti dispiace controllare mentre sfoglio questi libri? Ma no! Ti dispiace andare a morire mentre io sto qua a grattarmi le chiappe? Ah, possiamo pure perfezionare le nostre abilità. Attenzione. Ok, ragazzi, io per ora direi di lasciare perdere. Sì, occhi aperti, sì, grazie. Di lasciare perdere, tanto per ora nessuna di quelle abilità mi interessava. Per cui proviamo intanto ad andare prima di qua. Oh, meraviglioso.
Meraviglioso ragazzi, un pozzo dello spirito. Questa cosa è ottima perché ovviamente ci permette, comunque ci ricordiamo tra l'altro ragazzi, quell'abilità che avevo acquisito, diciamo così, ci permette tra l'altro di viaggiare tra un pozzo dello spirito e l'altro, quindi comunque rende ovviamente il tutto più accessibile. Per cui prendiamo i dindi che sono qua, risalviamo visto che ci siamo, non si è mai troppo prudenti, e torniamo di sotto. Perfetto. Vediamo un po' allora cosa abbiamo qui. Qua ci sono altri dindi. Meraviglioso. Ok, da qua sotto non possiamo andare, però da qua sopra sì. Per cui qua l'acqua è pulita ragazzi. Da notare che qui l'acqua è pulita, ma è sotto che ristagna. Per cui... seme misterioso, hai trovato un nuovo oggetto missione, un bagliore fioco, forse qualcuno sa di che seme si tratta. Ci sono tanti ragazzi, tanti oggetti per missioni secondarie. È incredibile sta cosa. Allora, ha detto che proviene dall'alto, per cui quello che dobbiamo fare, ovviamente, è salire. E vediamo da dove cazzo viene sto puzzo schifoso. Allora, qua non possiamo andare, ok. Per cui, suppongo... che dobbiamo dirigerci verso l'altra direzione. Ma che cazzo è? Oh, grazie. Grazie amico, mi hai salvato. Una presenza nauseante, certo. Oddio ragazzi, andiamo presto. Ok raga, dire che sono allibita penso sia dire poco. Non so che cazzo di bestia è, ma è veramente orribile. Su, è orribile. E ci sta inseguendo. Ok, sti inseguimenti però ragazzi ci hanno veramente un non so che di epico. Attenzione, oh, attenzione alle spine, oh. Ok, andiamo. Vabbè, raga, no. Che meraviglia è! Vai, Ori! Woohoo! Sì! Che spettacolo, ragazzi! Cioè, te lo fanno proprio piacere il momento. È spettacolare, cazzo, spettacolare! Mamma mia! Oh vabbè, poi le musiche, cazzo, vogliamo parlarne. Merda. Ok, ok, ok. Cioè, mi sono fatta prendere troppo dall'entusiasmo. Non mi sono accorta che l'acqua stava arrivando. Ok. Devo cercare un attimo di calmarmi. Cazzo, ho ricominciato dall'inizio. No. Ok. Devo cercare di calmare un attimo l'entusiasmo e concentrarmi, ragazzi, su quello che devo fare senza perdere troppo tempo. Perché l'acqua sta arrivando e se dovessi perdere anche solo un secondo... ecco, infatti, vabbè. Ancora peggio, figuriamoci. Ho saltato proprio male, 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 male. Via. Acqua, oh shit! Vedete, ragazzi, l'acqua continua ad andare, eh? Oh! Andiamo, andiamo, andiamo! Senza perdere tempo, dai, su. Ok. Dai. Woohoo! Sì. Ok. Devo cercare, ragazzi, di restare super concentrata, perché se no qua non ne usciamo mai più. Per cui adesso devo andare verso il basso, ovviamente. Cercare di sbrigarmi. Perché? Ok. Massima concentrazione. Via, via, via. Ok. Ragazzi, ho i primi dapodividi, veramente.
le acque scorrono di nuovo, rapide e limpide, chiare e pulite. Sei molto coraggioso. Che coraggio! Che inzuppata! Dobbiamo dirlo a Quoloch, questo è un giorno felice per l'intera palude. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi! Il mulino sta di nuovo funzionando, l'acqua è finalmente limpida, per cui adesso dobbiamo tornare dal saggio Quoloch. Adesso possiamo quindi anche nuotare. Che figata. Abbiamo, attenzione però, il tempo limitato, ragazzi. Vedete che c'è la barra che scorre. Di sicuro in futuro troveremo magari un'abilità o che ci permetterà di nuotare più velocemente o magari di respirare più a lungo, perlomeno. Per cui, infatti, ragazzi, siamo riusciti da qua, perché qua c'è l'ingresso, infatti, del mulino. Per cui adesso non ci resta, appunto, che tornare dal saggio Quoloch e vedere cosa ha da dirci. Perché adesso, ragazzi, potremo finalmente procedere. Ok, intanto vediamo cosa c'è qua. Ma io ho paura di non avere abbastanza ossigeno, ragazzi. Aiaiaia, ecco, niente, niente da fare. Ok, là sotto mi sa che non è il momento di andarci, ragazzi. Porca vacca, porca vacca. Va bene, come non detto, dai. E vediamo di tornare indietro. Dai, lasciatemi in pace, io mi sto a fare i fattazzi miei. Ok, ragazzi, qua la strada... Prima qua non ci eravamo potuti venire, forse. Proprio per questioni di mancanza d'abilità. Che animale è? È un orso. Mi vuoi fare del male? Sta dormendo. Oh! Mi sa che è una sorta di orso, regà. No, non me lo fa colpire. Vabbè, giustamente, perché dovrei colpirlo? È qua che dorme beato, per cui... Di qua la strada è chiusa. Attenzione, probabilmente sì. Ah, cos'hai da dirmi? Oh, ciao, stai andando nel posto freddo? Io ci vado a raccogliere delle vettabacche. O meglio, ci volevo andare, ma c'è un grosso orso addormentato che blocca la via. Ho cercato di svegliarlo solleticandogli il naso con un ciuffo d'erba, ma non ha funzionato. Forse l'erba non è abbastanza grande? Forse io non sono abbastanza grande. Non credo di avere qualcosa per poter fare questa cosa adesso, per cui... Magari ci dovremmo tornare più avanti. Quindi torniamo di sotto. Ok, prendiamo questo, tra l'altro, perché qua non c'ero stata. Ottimo, abbiamo preso un altro minerale dei Gorlek. Ci ricordiamo, ragazzi, che pure questa è una sorta di missione secondaria. Nel senso che quanti più minerali raccogliamo, ovviamente, tanto più sarà possibile tipo migliorare, insomma, le strutture e tutto il resto appresso. Quindi veramente tutte cose molto molto interessanti. Ok, ragazzi, visto che ci siamo, che siamo proprio qui, direi di parlare col Gorlek, se era così che si chiamava, Grom, vabbè, e di fargli costruire qualcosa. Ha detto che ha trovato Baur e la sua vetta. Non dare retta a quel vecchio orso. Anche se ormai ha rinunciato a tutti i suoi sogni, molti di noi ancora sperano di vedere giorni migliori. E ora che sei qui, beh, forse non dovremo aspettare troppo a lungo. Ok, vediamo un po', ragazzi, i progetti. Possiamo, appunto, fargli costruire delle case. Poi quanti più minerali troveremo, tante più cose potremo fare. Per cui io direi di fare questo. Mi do subito da fare, visto che ci siamo. Vediamo un pochettino come costruisce queste case. Ragazzi, che bello. Ori lo aiuta. Oh. Le case dei mochi sono complete. Non avranno bisogno di riparazioni per parecchio tempo, ora che sono state fabbricate dai Gorlek. Ok, perfetto, ragazzi. Almeno li abbiamo fatto costruire delle case. Salviamo la partita e vediamo... Io direi, ragazzi, di teletrasportarci in questo pozzo dello spirito, perché sarà più diretto, insomma, arrivare da Quoloch direttamente da lì, così mi risparmio un pochettino di strada. Ok, ragazzi, ci siamo, eh. Per fortuna il viaggio non è stato troppo lungo, eccoci qua. Vediamo cosa ha da dirci. Nomani fuor. Mochi domise. Dolo fuale.
E mo babbo qua, lo so. Non viene lo scismo, o alo. Ok. Mo chi do scec, lo so. Stridula di Morallì. Nomo fuor, drofabo. Grazie, grazie saggio Quolok. Qui è caduta nel bosco silente a est, un luogo pericoloso per un piccolo gufo. Trovala presto. Quindi dobbiamo andare nel bosco silente, ragazzi. Quindi addio Quolok, spero di poterti rincontrare un giorno. Adesso le acque scorrono, cosa ha da dirci il nostro amico? Il mulino si è risvegliato e le acque scorrono pure. Mulino scricchiolante, acque veloci, ovviamente. Ora possiamo pescare, possiamo nuotare. Perfetto. Abbiamo di sicuro portato qualcosa di buono a questo mondo, per cui adesso anche noi, ragazzi, possiamo ovviamente nuotare. Ovviamente facendo attenzione ai nemici, alle spine che si nascondono negli abissi. Per cui facciamo attenzione. Tieni premuto a... Ah, ok, devo tenere premuto. Pensavo di... Ci sarà qualcosa qua che... Ok, qua non... No, qua non ci posso arrivare, ragazzi. Per cui dovrò di sicuro proseguire di qua a destra. Perfetto, andiamo. Aia, la concia è tua madre. Maledetto, tu sia... Ma possiamo... Ah, aspetta, avrò bisogno di... Di questo, ragazzi, probabilmente. Sto per morire. È morto, niente, è andato. Proprio morto così, senza remissione di peccato. È stata colpa mia, ragazzi, è stata colpa mia. Probabilmente devo usare uno dei suoi proiettili per aprirmi la strada. Perché... Insomma, io non posso usare armi sott'acqua, ragazzi. Facciamo attenzione. Ahia! Cioè, no, di là! Che palle! Cioè, ma spara o non spara? Cioè, sott'acqua ovviamente non mi è permesso di usare armi, ragazzi. Fondamentalmente. Soltanto di colpire i nemici così. Aia! Terreno fragile. Ho capito che è una cosa fragile. Questo grazie al cazzo, l'avevo capito pure io. Proviamo... ma se lo indirizzo di merda, allora merito di morire. Scusate, Porca miseria, può essere tanto difficile. Che con sti tasti, ragazzi, direzionali proprio il tutto diventa ancora più complicato. Spara! Oh! Finalmente, minchia, una cosa così semplice la devo rendere tanto complicata. Scusa, zio, te saluto, è stato un piacere. Ok, allora, posso arrivare di là, perfetto. E finalmente procedere. Bestie! Non voglio la nostra presenza. Ora appartengono a lei. Ma io che ce posso fare se la mia gufetta è caduta qua? Siamo finalmente nel bosco silente, ragazzi. E qua ci sono delle creature tipo pietrificate. Sta musica. Sta musica. Ah, ok, queste posso usarle per saltare, ottimo. C'è sta musica, regà. Sembra triste e inquietante. Non nella melma. Triste e inquietante allo stesso modo. Eccala. Per fortuna che potevo aggrapparmi qua. Ok. Scusate, ragazzi, se a volte rimango un attimo tipo silenziosa, ma... Ok. Servono due chiavi di volta, ragazzi, per aprire questo passaggio. Una è qua.
ovviamente. E l'altra, bella domanda. Chissà dove diavolo sarà. Vediamo un po'. Magari mi è sfuggito qualcosa qua intorno. Peccato che non abbiamo manco la mappa di questa zona, quindi non posso... Ok, da qua possiamo salire, ragazzi. Di sicuro sarà da queste parti. A me sta musica già so che mi dovrà far piagne. Maledetti voi siate. Ottimo, ragazzi, ottimo, ottimo. Un pozzo dello spirito. Trovare un pozzo dello spirito è sempre una grande cosa. Tipo il Following Dark Souls. Certo, non ha minimamente lo stesso valore, però è comunque sempre un accesso in più, ragazzi, alla nuova zona. Capite? Qua c'è un raggio di sole. E st'albero? E tu? Chi? Un portatore di luce. Quelli come te non sono benvenuti qui nel mio giardino. Quando gli alberi avevano bisogno di te, non c'eri. E adesso guarda. Il mio giardino è praticamente morto, visto? Pietra fredda, polvere amara. Resta soltanto un albero. Ah, ma anche quello è ammalato. Vattene da questo luogo morente, ecco, come hanno fatto i tuoi simili, a meno che tu non possa curare il mio ultimo albero. Prendi il suo arto avvelenato, portatore di luce, trova un guaritore della natura, poni rimedio agli errori della tua gente. Che vorrà dire, ragazzi? Sembra grigio e senza vita. Trova qualcuno che sappia tutto sulle piante. Ok, pure sta cosa è tristissima, ragazzi. Nel senso che ce l'hanno con quelli come me. Che cosa avranno fatto in passato, ragazzi? Ok, qua sono riscesa e non avrei dovuto, probabilmente. L'altra chiave di volta è di qua. Attenzione, quindi devo salire da qui. Va bene. Ragazzi, questo luogo è di una tristezza, oserei dire, abbastanza disarmante. Ok, devo salire di qua. Vediamo se ci arrivo. Sì, sicuramente ci arrivo. Perfetto. Ed ecco qua, ragazzi, l'altra. Perfetto, chiave. Ottimo. Così possiamo direttamente accedere qua. Ecco qua. Benissimo. Che luogo desolato. Mamma mia, morto. È proprio il termine giusto, credo. Il fatto che sia morto. Siamo vicinissimi a Q. Era qui, Q, ragazzi. Era proprio qui. Piccola! Piccola, sono qua! Amore! Amore, finalmente! Oddio! Amore! Oh, meno male! Finalmente. Sì. Siamo con Q. Finalmente. Non so manco dove cazzo siamo. Ok, ok, aspettate. Ok, teletrasportiamoci al... No, non posso. Non mi permette. Non mi permette di andare, ragazzi, al pozzo dello spirito. Probabilmente non ci posso tornare manco a piedi. Non possiamo arrampicarci, infatti. Ok, come non detto. Comunque, ragazzi, quel nemico, questa cosiddetta stridula... Ok, tieni premuto R1 per planare.
Oh! Ho tenuto premuto! Ma che cazzo c'ha mo sto bottone? Quel nemico, ragazzi... Ok, R2, non R1. Pure io sono imbecille. È assolutamente terrificante, oserei dire. È abbastanza terrificante. Premi B per generare una raffica di vento. Ah, possiamo spegnere le... Dai, che figata! Oh, ok, ok. Però c'è un tempo limitato. Per cui dobbiamo sfruttare... Wow! La corrente! Aia! La corrente, perfetto. Sfruttiamo la corrente, ragazzi, per andare sempre più su. Eccoci qua. Che figata. Chi? Oh! Volevo parlare con lui. Brilla forte, spirito. Disturba il silenzio. Follia. E l'ascolta, vede. E tu sì, sei facilmente visibile. Obbediamo al silenzio. Coloro che si ribellano, resteranno qui per sempre. Ammazza come sei negativo, Dio mio. Sei proprio, proprio, proprio negativo. Comunque qua possiamo salire, 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 salire. Fino a dove cazzo la devo andare? Ok, qua possiamo andare però, attenzione. Attenzione, bisogna saper sfruttare la corrente. Ok, ho raccolto una chiave di volta, non sapevo manco che mi servisse. Ok, possiamo, forse... Aspettate. No, se sparo con questo non mi serve a niente. Però, se faccio così... Ah, no, 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 no. Ok, questo è per la corrente, quindi... Non me ne faccio un cazzo. Vediamo un po'. Ok, perfetto, distrutto questo, raccolto un'altra chiave, che però, mi serve qua, perfetto, perfetto. Ah, ma me ne servono 4, addirittura. Ok, dobbiamo fare particolare attenzione, allora. A cos'altro ci serve? Ah, qua, ragazzi, ma possiamo scendere da... Da qui in qualche modo? Mi sembra di no. Allora, qua non c'è più niente. E quindi... Do cazzaro la ritrovo le altre due, scusatemi. Allora, qua non posso andare, è possibile? No, non posso andare di qua. Forse c'è qualcos'altro di qua che mi sono perduta? Può essere? Oh, qua... Aspettate. Qua possiamo spaccarlo sto coso, mi sa. Ok, ok. Devo rimanere nella corrente però. Cazzo. Vabbè, ma è un minerale. Non mi serve una minchia, mi serve. A sto cazzo mi serve. Tu vai via. Vai via. Toh. Mori. Grazie. Allora. Però qua, ragazzi, non c'è più niente. Non c'è più niente da fare. Cancello dello spirito. Però appunto. Ah, qua c'è un'altra chiave di volta. E perché me la son persa? Per qualche motivo me la son persa. Vediamo un po', raga. È giusto sopra di qua. Ah, ecco, perché il passaggio era tipo, sembrava tipo ostruito. E vabbè. Ma me ne serve un'altra. Ah, eccolo qua. Mi sa che è quella l'ultima, ragazzi. È qua sopra. Questo coso che si muove, che fa? Scusa. Che c'è sta qua sotto? Ah! Ok, questo, perfetto. Ci devo poter arrivare in qualche modo. Che attualmente mi sfugge! Non riesco manco ad arrivare qua, figuramose. A few moments later. Ok. Semplice. Se non si usa subito il doppio salto, lo si può usare più avanti nella planata. Ok. Era tutto qua, ragazzi, perfetto. Per cui adesso abbiamo le 4 chiavi di volta che ci servono per poter appunto aprire questo cancello dello spirito. Le custodive del silenzio. Ecco qua. Che vorrà dire, ragazzi? Che sarà successo? Io questo non riesco a capire. Cosa sarà successo? Ok, allora, probabilmente, ragazzi, non starete vedendo più la mia cam, perché la macchinetta oggi ha deciso già di
di scaricarsi, per cui allora, qua possiamo entrare? Parliamo con chi? Il silenzio sì, ha sussurrato di te. Ah, ci vuole coraggio per camminare liberamente nel suo bosco. Hai visto le pietre? Statue gelide di viaggiatori passati. Ora sono un testamento al coraggio. Che cazzo vuol dire? Ok, qua sotto ragazzi non possiamo passare, per cui credo che dovremo scendere di qua e riuscire a destreggiarci con la... Oh merda, oh con la planata, porca miseria, mannaggia pure a me. Ma che cazzo? Ok, qua era dove siamo arrivati, fermi un attimo. Questo è un teschio gigante ragazzi, che figata. Ok, adesso possiamo continuare però. Possiamo procedere di qua e vediamo pure di fare attenzione alle spine e a tutto il resto. Di sopra, ok. Perfetto. Questi cosi io non ho ancora capito come cazzo poterli rompere. Effettivamente. Ok. Continuiamo ragazzi. Guardate. È tipo quel lupo che abbiamo incontrato. Mamma mia, raga. Ma quanti... Ma perché sono pietrificati poi tra l'altro? Cioè, io penso che sta domanda sia super, super lecita. Aspettiamo, ok. Non è facile, ragazzi, riuscire a destreggiarsi con sta cazzo de planata. Cioè, bisogna riuscire a calcolare bene i tempi. E non è facile, ma proprio per niente. Ma questi sono tutti corpi, ragazzi. Guardate. Mamma mia. Ma sta cosa è spettacolare. Tutta sta roba. Ma io appunto sono super curiosa di capire perché. Perché il silenzio? Perché parlano di questo silenzio? E qua? Che gli faccio a questo? Non gli posso fare un cazzo a questo. Fin quando sono su Q non posso fargli nulla. Sono curiosa, ragazzi. Oh oh. E poi perché? Perché regna? Oh! Perché regna sta cosiddetta stridula, ragazzi? Mamma mia. Cioè, ma che figata è tutto ciò, ragazzi. Che figata è. È qua. Oh merda, l'ha preso. Sembra irraggiungibile, sì. Arrivati a questo punto delle cose, dobbiamo starci pure attenti a non farci vedere. Oh merda. Ah, perché questi cosi appesi, ragazzi, fanno rumore. Fanno rumore. E quindi attiriamo la sua attenzione col rumore, ovviamente. Oh shit. Oh shit. Ah! Oh via. Oh. Ma che vuoi da me? Lasciami in pace. Siamo caduti qua per sbaglio. Eravamo che ci facevamo i cazzi nostri. Oh, per fortuna ragazzi, per fortuna abbiamo potuto attivare questo pozzo dello spirito. Adesso ragazzi, appunto, quello che dobbiamo fare è uscire da questo benedetto bosco silente. Io la vedo veramente molto molto dura. Ma comunque tutto questo è estremamente interessante, ragazzi. Io spero che voi vi sentiate intrigati, diciamo, interessati tanto quanto lo sono io. Per cui questo video termina qui. Grazie a tutti, un bacione. E un abbraccio a tutti ragazzi da Giocherina. Ciao!